We make the streams louder. E bello ragazzi, sono Gio, questo qua è un nuovissimo video sul mio canale. Tra l'altro mi state vedendo una qualità di luce un po' diversa, perché comunque è sera. Sto registrando questo video di sera soprattutto perché almeno vi porto un video su una mappa nuova del DLC. Quindi sto video non userò tantissimo il cecchino, diciamo che non lo userò praticamente per niente. Ma comunque l'importante non è né la mappa, non è né l'arma che userò, ma l'importante è la storia che vi racconterò, ragazzi. Ho creato un hype per questa storia, che è mia mamma mi becca a saltare scuola. E non mia mamma mi becca a beccare scuola, come ho detto nell'ultimo video, che tra l'altro anche nell'editing non me ne ero assolutamente accorto. Sarà mia madre mi becca a beccare scuola. Mi becca a beccare scuola. E per questo video, ragazzi, ho creato un hype della Madonna, che ogni giorno un fan diverso mi scriveva: Gio, ti prego, puoi darmi uno spoiler del video, ti prego, dimmi un po' come cazzo, cos'è successo. Madonna, raga, calmi. Non pensavo di essere così interessante. E comunque, ragazzi, partiamo subito con questa storia. Allora, io frequento un istituto tecnico dove facciamo tre lingue e più economia e diritto. Si chiama Relazioni Internazionali per il Marketing, RIM. Non so se qualcuno di voi lo fa. Se lo fate, dimmelo, che così magari parliamo anche di qualcosina scolastica. Per favore, non ditemelo, perché basta scuola, basta! Allora, in pratica, noi ogni anno, diciamo, dalla terza, il triennio, quindi la terza, le quarte e le quinte, ogni anno fanno uno stage linguistico in uno stato, ovviamente, estero. No, c'ho dietro, attenzione. Allora, l'anno scorso lo stage linguistico della terza è toccato a Dublino, che è la capitale dell'Irlanda. Siamo andati a Dublino. Però, cioè, raga, sto morendo. Figa, manco quando sono venuto da Lampedusa faceva così tanto. Ho rischiato così tanto di annegare, cazzo. E comunque, ragazzi, l'anno scorso c'è stato un periodo dell'anno che io e Manu, dei cugini del tubo, stavamo praticamente assenti quasi tutti i giorni da scuola, per studiare, per cercare di studiare insieme qualcosa, che in quel periodo eravamo davvero trattassati di compiti in classe, sia per vedere Breaking Bad, che è una serie che consiglio a tutti quanti, nonostante vi ho fatto un sacco di spoiler sul canale, ma comunque è una serie che davvero consiglio a tutti quanti stanno vedendo questo video, se ancora non l'avete vista. Ma penso che è un po' strano che non abbiate visto una serie così importante, così rinomata. In pratica, in quel periodo, era il periodo prima che andassimo a fare lo stage a Dublino, e ancora io dovevo consegnare dei documenti, perché nel Games Week del 2014 mi avevano fottuto il portafogli, e quindi io non avevo il portafogli e non potevo mandare la carta d'identità alla scuola, perché alla scuola serviva la carta d'identità per dei documenti. Non potendo inviare questi documenti importanti, la scuola quella mattina, quando io ero a casa con Manu, chiama a me. Immaginatevi io che sono, perché in pratica io sono stato furbissimo e alla scuola ho dato il mio numero di telefono come recapito telefonico, cioè se hanno bisogno di chiamare casa chiamano me. E in pratica quella mattina vedo, mentre guardavo Breaking Bad, vedo questo numero che mi chiama. E già voi, essendo la mattina a scuola, un numero che vi chiama deve essere abbastanza strano. O è tipo la Vodafone, così a caso, che vi chiama per le loro cazzo di promozioni, che ogni giorno sono il fortunato del mese del Cristo Dio, che mi fanno delle promozioni a caso, nonostante io non sia Vodafone, quindi non capisco. E allora io vedo questo numero che mi chiama, rispondo e dico: salve, siamo il primo Levi Seregno, che è la scuola dove vado io, il primo Levi a Seregno. E signora Perticaro? E tipo l'ho risposto e ho detto: oh Cristo, no, ma che cazzo è successo? Perché ho pensato a di tutto. Cioè, immaginatevi voi che state vigiando e vi chiama al vostro telefono la scuola pensando che siete i genitori. E io non sapevo che cazzo dire. E ho detto: sì, sono lo zio. Così a caso, cioè lo zio, la prima persona che mi è venuta in mente. Potevo dire mio padre, potevo dire, boh, mio nonno morto. No, lo zio dovevo dire. Che di zii qua in zona Brianza, zona Giussano, non ne ho nemmeno uno. E tipo: ah ok, perfetto, bla bla bla. E mi fa: guardi, è giusto per dirle che Gioele deve assolutamente consegnare la fotocopia della carta d'identità per lo stage linguistico a Dublino. E là ho detto: ma va dando culo. Ho detto: ah, ma vaffanculo, bell'ambotto, socio. E gli ho detto: vai tranqui, te li faccio portare sto pomeriggio. Il fatto, ho ricevuto un messaggio da Manu: ciao PC, ciao Manu. Questa cosa ancora non l'avevo capita, ma cioè ancora adesso non l'ho capita, non so come cazzo sia potuto succedere. Ma comunque la scuola aveva inoltre, oltre al mio numero, il numero di mia madre.
E subito dopo l'hanno chiamata e gli hanno chiesto: guardi signora, era giusto per dirle se la fotocopia della tessera d'identità riuscite a farmela avere oggi stamattina e non oggi pomeriggio. E già mia mamma si è insospettita e gli fa, Cristo Dio quando gli ha detto questa cosa, gli ha detto: mandate direttamente in classe a chiedere a Gioele, che tanto è presente e può farla direttamente a scuola senza che vengo io. E loro fanno: ah, va bene, andiamo in classe da lui. Sono andati in classe da me e io in classe non c'ero, ero a casa a bigiare. Arrivano in classe e tipo c'era la mia prof in classe, quella di diritto, quella brutta troia. C'era la mia prof in classe e tipo è entrata la bidella e fa: c'è Gioele per caso? E la prof fa: no. Ma come no? Sua mamma mi ha detto di sì. E quindi ho fatto anche una figura di merda con la prof, quindi cioè bella un botto. E il fatto è che poi sono andati subito a richiamare mia madre. Oh, ok. Sono andati subito a richiamare mia madre e gli fanno: scusi signora, ma guardi che suo figlio non è a scuola, non è presente. E tipo mia mamma l'ha fatto una figura di merda con la scuola eclatante. Ma come no? Io pensavo fosse a scuola. E loro mi fanno: comunque ho parlato con lo zio. E mia mamma tipo non capiva, fa: lo zio, guardi, qui non abbiamo nessuno zio. E poi tipo lei ha capito subito che... Ma questo che tipo... Dove è finito più che altro? Ah, lì c'è un buco. E mia mamma aveva capito subito che quindi ero stato io. E mi chiama incazzata. Mi chiama incazzata, ragazzi. E io ho detto: aspetta, sono a scuola. Se rispondo, chissà quanti viaggi si fanno. Gli rispondo e gli dico: mamma, sono a scuola, non posso rispondere. Cristo Dio, non l'avessi mai fatto. Gli ho scritto così. E mi fa: mi ha chiamato la scuola. Vedi di tornare a casa entro 5 minuti, che sono cazzi veri. Arrivo a casa, ragazzi. Prima cosa che faccio, vado in camera. E non c'era più PlayStation, televisione, computer, non c'era più nulla, zero. E sono stato in questa condizione per tipo una settimana e mezzo. Davvero, ragazzi, mi ha fatto un culo, ma di brutto, perché più che altro lei era convinta che fossi stata a scuola e qualsiasi cosa fosse successa, lei era convinta che ero a scuola, quindi poteva morire, ma lei era convinta che era a scuola, quindi era tutto ok. Ma la cosa che lei gli ha dato più fastidio, non che l'ho presa per il culo, anche quello, ma il fatto che ho fatto una figura di merda con la scuola, e soprattutto anch'io ho fatto una figura di merda con la scuola, visto che poi la mia prof anche adesso mi sfotte. Perché chiaro, però se bigi, dillo ai tuoi genitori. E questa cosa è una cosa che mi porterò avanti per tutta la vita, che anche mia mamma mi sfotte tuttora. E soprattutto la professoressa, e quindi infatti adesso sono mal visto. Io a casa con Manu non posso più starci. Infatti ci alterniamo un po' i giorni per chi sta a casa e chi no. E nulla, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ho raccontato questa storia che diciamo è stata una delle storie più divertenti e traumatiche della mia vita, che vi ho raccontato in questo nell'arco del mio canale. E più che altro volevo anche ringraziarvi per i 9.000 iscritti, che siamo già quasi 10.000, siamo a 9.300. E volevo ringraziarvi tutti quanti, e soprattutto ben arrivati tutti quelli nuovi. In questi giorni magari caricherò un montaggio speciale dei 9.000 iscritti, che è un montaggio in privata con le clip al contrario, che l'avevo fatto per lo speciale dei 4.000 iscritti, che in descrizione lo trovate. E nulla, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, ragazzi, da giù è tutto, bella!